pericoloso, che la gente non dorme, perché sa, no, non è vero, ma beato te. Quando questi signori iniziano a discutere, il ministro dell'Interno Salvini è ancora giù, in fondo alla via dei Lucani. Non è riuscita ad entrare nello stabile, gli antagonisti dei centri sociali lo hanno fermato prima. È un quartiere diviso oggi San Lorenzo e non solo per l'accoglienza riservata al ministro. Siamo stati qui. Lo si percepisce per le strade, tra la gente comune. E da quartiere popolare, artigianale che era una volta, è diventato un quartiere studentesco, le famiglie vanno via, in più con la movida è peggiorata la situazione. San Lorenzo ovviamente non è soltanto questo, è un quartiere pieno di spazi sociali che producono cultura altra. Il quartiere non può più far finta che in questa condizione può sopravvivere, perché questa era una bomba orologeria che sarebbe esplosa. Da tutti i quartieri vengono a devastarsi, a ubriacarsi, perché qua trovano tutto, è il paese dei balocchi, non passa nessuno. La cosa più tremenda è la piazza dell'Immacolata, dove veramente mia figlia, che ha 29 anni, dice che da un po' di tempo non ci passa più, perché gli spacciatori non sono solo che spacciano, ma anche che infastidiscono le ragazze, che possono scippare, che possono, quindi è diventato molto pericoloso. E noi ci siamo andati nella piazzetta all'ora di pranzo di un mercoledì qualunque. Posso dire che magari da sola non mi farei mai queste strade di notte, ecco. Il giorno, vabbè, è diverso ovviamente, c'è gente, quindi, però la sera non me la farei mai. Come la domenica mattina, per esempio, qua è tutto chiuso, non c'è veramente nessuno, mi è capitato una volta di passarci. Potrebbe succedere qualsiasi cosa anche di giorno, però non c'è nessuno.